Salve a tutti e ben ritrovati dal vostro Joe. Siamo ancora su Suicoden 5 e siamo giunti finalmente nella città di Rainwall, ovvero capitale, o per meglio dire città base, per così dire, della famiglia Burrows. Quindi i principali rivali di coloro che ci hanno pugnalato tremendamente alle spalle. E quindi adesso siamo qui per chiedere aiuto e soprattutto cercare la nostra vendetta. Ci sono un paio di cose che però bisogna fare prima di tutto ciò. Intanto l'uscita da Rainwall non possiamo uscire, proprio perché appunto siamo desiderati al cospetto della famiglia Burrows. Ci sono dei forzieri da prendere. Allora, intanto ecco qua, iniziamo a prendere questi forzieri. E poi qui, ragazzi, come vi ho detto la scorsa volta, si inizia finalmente a giocare a Suicoden. Perché si inizia finalmente a giocare a Suicoden? Perché ci saranno già i primi personaggi, i primi reclutamenti che dovremo iniziare a fare. Infatti alcuni personaggi, così come in tutte le serie, in tutti i capitoli di Suicoden, necessitano praticamente un corteggiamento, se così si può dire, no? Quindi un nostro interesse praticamente nelle loro faccende e un interesse ovviamente nella loro vita o comunque nelle loro situazioni, per permetterci poi successivamente di aiutarli e quindi loro in quel caso aiutare noi. Allora, il maestro Rune qui cos'è che aveva? Ah no, questo è l'armaiolo. Ecco che qui già ora i soldi volano. Però noi qua purtroppo per il momento occasioni cosa c'è? Giacca blu. Vabbè, prendiamola giusto perché è un'occasione. E quindi sì, ci sono alcuni personaggi che dovranno essere letteralmente... Ah, attenzione. C'è anche del lampo. Interessante qua che c'è anche la runa. Vabbè. Aspetta, ma io runa a Leon cosa ho dato? Fuoco. Ok, va bene, no, allora va bene. No, pensavo di non aver dato nessuna runa, ma mi sembrava strano, infatti l'ho data. E quindi, come vi stavo dicendo, ci sono alcuni personaggi che devono essere letteralmente corteggiati. Quindi bisogna fare delle piccole avance piano piano e poi successivamente reclutarli in maniera definitiva, perché comunque loro si fideranno di te e quindi ti permetteranno di sfruttare in questo caso la loro forza. Anche qui esistono, come in altri Suicoden, quelle che vengono chiamate le battaglie campali. Quindi noi qua affronteremo praticamente la prima battaglia campale. Dopo questa sezione di gioco ci sarà addirittura la prima battaglia campale e praticamente funzionerà come bene o male duelli. Quindi ci saranno appunto gli arcieri che battono i cavalieri che battono i fanti e poi i fanti invece che battono gli arcieri. Quindi quelli a cavallo vengono battuti dalle frecce, però al tempo stesso quelli con le frecce vengono battute dai cavalieri a piedi, i fanti, però i fanti sono più deboli dei cavalieri a cavallo. Quindi diciamo è un insieme, no, di battaglie. Mantello di seta. Non me li ricordo qua quanti forzieri ci sono. Dovrebbero essere sempre qua una decina. Bene o male ci sono sempre una decina di forzieri, bene o male, nelle zone più interessanti delle città o dove effettivamente bisogna andare. Ecco, mettiamola così. Ecco, vedete, qui ce n'era un altro. Anello del denaro facile. Aspetta, questo mi dava... Tanto io ho frecce fuoco completamente a caso. Anche se in realtà dov'è? Sfera cavaliere, mantello di seta, abiti raffinati, ecco qua. Occio dopo battaglia più 10%. Ecco, questo qua lo dobbiamo assolutamente dare.
Ecco qua. Questo ci aiuterà. Questo ci aiuterà parecchio. Specialmente all'inizio, dove appunto i soldi non sono una risorsa così facile. Allora, continuiamo ad andare avanti. Oddio. Forse qui è dove incontriamo. Ah no, ok, c'è caricamento. Ecco qua. Questa è una scena importantissima da beccare. Quante volte devo ripeterglielo, mio caro signore? Non abbiamo un libro del genere in magazzino. Mi stai dicendo la verità? Non stai mica facendo il furbo, eh? Come potete vedere, questo è un personaggio reclutabile. Certo che no, signore. Qui alla stazione di scambio di Rainwall non mentiamo mai a un cliente. Di fronte a tanta insistenza, non mi resta che prendere per buona la tua parola. Ma ricorda quello che ti dico, eh? Se mai questo libro dovesse capitarti tra le mani, non aprirlo e non venderlo. Custodiscilo con la massima cura fino al mio ritorno. Questa è una faccenda dannatamente seria. Sul tomo di Erkanos grava una terrificante maledizione che porterà morte sicura ai suoi ignari possessori. Certo, signore. Ehi, tu, giovanotto, forse puoi aiutarmi. Mio nome è Alzared. Sono un collezionista di libri rari e insoliti. Sono venuto in questa città alla ricerca del più potente dei libri magici. Se mai sai qualcosa di uno di un siffatto libro, devi dirmelo. Ok, e qui abbiamo appunto la prima parte del corteggiamento di Alzared. Si diceva che si trovasse a Rainwall, ma pare che fossero voci senza alcun fondamento. Ok, e questo ovviamente è il primo step. Quindi come ora sappiamo noi cosa sta cercando. Pensavo non se ne andasse più. Le mie più profonde scuse per l'inconveniente, altezza. Ultimamente quell'uomo viene qui tutti i giorni. È un po'... mi chiedo se intende continuare a farlo finché non avrà trovato quel libro. Ok, e adesso sappiamo cosa sta cercando Alzared. Allora, qui com'è? Ok, il sale sta iniziando già ad aumentare di prezzo. Bene, quindi siamo già a metà quasi della nostra opera. Lì c'è anche il fabbro. Io non so se ora il fabbro mi poteva portare a più di livello 5 in realtà. No, sempre livello 5, per cui alla fine mi interessa ben poco. Diciamo che i soldi per il momento li spendo solo ed unicamente sul main character, proprio per una questione personale. Allora, qui dovrebbero esserci gli altri forzieri. Yes. Pezzo di vento, va bene. Tattica mezzaluna. Tattica mezzaluna, quindi formazione e riposizione, no. Più 5 difesa fisica e magica. No, ma io non voglio la questa. Madonna mia, che complicato. Ecco. Madonna, il menu a volte mi viene voglia di prenderlo e spaccare tutto. Ok, credo che come forzieri dovremmo esserci, perché non credo ce ne siano altri in giro. Anche perché Rainwall fortunatamente è una bella città tutta dritta per dritta, quindi non c'è molto da dire. Allora, qui ci sono gli insegnanti, ma gli insegnanti in realtà non ho nulla da prendere al momento, perché abbiamo già speso i nostri punti. Ecco qua, questo mi sa che era l'ultimo. Oh, pezzo di buona fortuna, ottimo. Credo che non ci sia altro. Ma ci sarebbero altri due personaggi in realtà che io dovrei andare a conoscere. Ecco qua. Ah, sua altezza, il principe Lady Silence. Non ho parole per esprimere la mia gioia nel vedervi sani e salvi. Ero così in ansia da quando ho sentito di quella rivolta al Palazzo del Sole. Terribilmente, disperatamente in ansia. Ma sapevo che eravate tutti salvi, nobili, coraggiosi, validi guerrieri come voi sconfitti da Godwin. Giammai. Euram? Oh, certo, perché non entrate? Mio padre non vedo l'ora di vedervi. Dai, su, non perdiamo tempo. Ehi, aspetta un attimo. Non è cambiato di una virgola. Dimmi che c'è tale padre, tale figlio.
Sua Altezza Reale il Principe, Lady Silence, Sir George e anche Lady Lion. Sono così felice di vedervi. Quella faccenda al Palazzo del Sole, che terribile prova deve essere stata per tutti voi. Sì, beh... Shh, risparmio il fiato, sappiamo già tutto. L'intero piano è stato escogitato da quei tremendi Godwin. Hanno preso la vita di Sua Maestà, la regina e Sua Maestà Ferid, facendo poi ricadere la colpa su Sir George. Non sono nient'altro che bestie, anzi sono peggio delle bestie, sono demoni, ve lo dico io. Una simile brutalità così sfrenata e quelle nefande atrocità. Se li prendo, quei traditori finiranno nel più profondo dei sotterranei, appeso al più alto dei patiboli. Padre, può bastare, non credi? E qui arriva un'altra mezza waifu. Oh, Lucerina. Lucerina, la figlia. Guardali, sono tutti stravolti. Potrei parlargli di nuovo dopo che si saranno riposati, ok? Oh, sì, certo. Chiedo scusa, sono stato irrimediabilmente scortese. Questa è la mia amata figlia Lucerina. L'ho portata al Palazzo del Sole una volta, ma è stato tanto tempo fa, non so se te la ricordi. Certo che me la ricordo, ma Jo era troppo giovane. E guarda come ti sei fatta bella. Arrossisce. Io? Oh. Sei troppo gentile, Lady Silence. È meraviglioso vederti di nuovo. Ed è meraviglioso vedere di nuovo anche te, Sua Altezza, anche se non ti ricordi di me. Sir George, Lady Lion, piacere. Piacere, è davvero un onore conoscervi. Oh, il piacere è tutto mio. Ecco, Lion è già un po'. Anche per me. Sua Altezza, mi spiace così tanto per quanto è successo. Ti prego, permettimi di fare il possibile per aiutarti in questo momento difficile. Ho preparato le stanze per voi al secondo piano. Prego, fate come se foste a casa vostra. Va bene, padre? Oh, certo, non potrebbe andare meglio. Beh, accomodatevi al secondo piano quando siete pronti. Ok, qua tutti che lasciano la squadra e Lucerina entra in squadra. Qui ovviamente qual è il piano in questo caso? Fare in modo che Lucerina e il main character entrino un po' in confidenza, no? Ci sia quella possibilità, no? Di poter unire comunque sia le famiglie tramite magari un'unione indiretta. Quindi non tramite la principessa, che adesso ovviamente deve diventare regina, ma tramite il principe, che potrebbe in un qualche modo essere il come dire, il capitano dei cavalieri, no? Oh, Lucerina, milady. Eccala, un altro gigante. Oh, Chuck, sono felice che tu sia qui. Questo gentiluomo è Chuck, è responsabile del deposito, qui alla Magione. Chuck, questi sono Sua Altezza Reale il Principe e Lady Silence. Loro sono le guardie del corpo, i cavalieri. A partire da oggi sarà nostro onore averli fra noi. Il principe? Oh, capisco, siete qui a causa di Milady. Eh? No, Chuck, sono qui perché... Va tutto bene, non dovete aggiungere altro. Sapevo che sarebbe giunto questo giorno. Principe, e voi tutti, godetevi la permanenza. Oh, inoltre, se avete troppa roba, portatela giù nel deposito. Prometto che mi prenderò cura delle vostre cose. Ma voi promettetemi che sarete gentili e attenti con Milady. Chuck... Non so di cosa tu stia parlando. Ehi, dovrò tornare abbastanza sedi per la cerimonia. Spero di non piangere. Ma che dico, piango sempre. Ecco, lui si è convinto appunto che Lucerina debba stare insieme. Che gli ha preso? Perché effettivamente il piano dei Burrows è esattamente questo. Solo che ancora non lo sanno. Fondamentalmente ancora non lo sanno. Allora, questa era la stanza di Lucerina. Ah no, la stanza di mia madre. Quando mio fratello maggiore è morto, si è chiusa lì dentro rifiutandosi di vedere chiunque. Vabbè. Sì, purtroppo un po' così. Wow, guardate questo posto come è tenuto bene. Sua Altezza, accomodati in questa stanza. Ho preparato le camere da letto anche per voi. Grazie, questo è molto più di quanto ci aspettassimo. Di nulla, sono solo che felice di darvi una mano. Sua Altezza?
So che non posso capire cosa stai pensando, ma ti prego, cerca di essere forte. Sua Altezza, scusa, credo non sia in sé. Oh no, è colpa mia, sono stata sconsiderata. Ti prego, perdonami, Sua Altezza. Fatto apposta un po' il bel tenebroso, no? Fa sempre fascino il bel tenebroso. And if you need anything, please feel free to come get me, okay? I'll leave you alone now. I can't believe it. Is that girl really Lord Barrows's daughter? Yeah, I know what you mean. But as unlikely as it may seem, they really are related. How could someone as shady as Lord Barrows? Well, shady or not, I'm pretty grateful for him right now. And thanks to Lord Barrows, at least we can finally get a little bit of rest, and we all need that right now. I don't think we can relax quite yet. Leone. I understand that Nethergate is working for Lord Godwin. You never know where or when those guys are going to strike. We have to keep our guard up. Leone, don't you think you're being just a little too paranoid? No. I know what I'm talking about. I was once a member of Nethergate, too. You were what? There's no way. You know, when Farad took you in back then, you were even younger than Limslia is now. How could you have possibly been a member of Nethergate? Nethergate used to kidnap children who didn't have any family and train them to be assassins. My very first memories are those of my training to become a Nethergate assassin. I don't know who my real parents were, or even what my real name is. That's awful. Day in and day out, they taught us nothing but how to hurt people. In 2 more years, they would have made me a full-fledged assassin. I would have been a murderer by now. But before that could happen, Ferret rescued me. And he's the one that gave me the name Leone, too. So that's why I do anything to repay Ferret. Prince, I'm sorry I never told you. Do you think you can still trust me even though you know about my past? Prince! Thank you! Oh, thank you so much! Esatto, questo era ciò che Leon stava cercando di dirci la volta scorsa, ovvero il fatto che anche lei faceva parte della Porta dell'Occulto. Ma... nel frattempo... questo era il ponte che abbiamo visto la volta scorsa, che però ancora non era girato. Adesso sì. Ed è stato girato perché? Guerra, signori. Inizia la guerra. Principe, sei sveglio? Ultimo avviso, sto per entrare. Mi spiace svegliarti, Sua Altezza, ma dicono che le truppe ci abbiano già trovato, si stanno dirigendo qui. Sono tutti al piano inferiore, dobbiamo andare. Ok, e qui adesso ci viene spiegato appunto come funziona la battaglia campale. Pa, 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 pa.
Oddio, non mi ricordo se c'era una stanza dove poter salvare, perché qui effettivamente il salvataggio, un bel salvataggino, mi farebbe piuttosto comodo. Forse, forse sotto, vediamo. Ecco qua. Oh, sottezza, è terribile che io abbia dovuto svegliarti con una notizia così spiacevole. Quelle perfide truppe Godwin hanno superato il ponte rotante e stanno avanzando verso di noi. Pare che siano circa 300. Dannazione. Hanno inviato un messaggero stamani per informarci del motivo della loro avanzata. A quanto pare cercano di catturare il criminale George Prime e difendere il principe Lady Silence. Gli ordini sono della principessa Limsley, si aspettano la mia comprensione e collaborazione. Traditori, hanno il coraggio di chiamare qualcun altro criminale. Esatto, io osano usare il sacro nome della principessa in un piano così meschino. E definiscono l'invasione di 300 soldati una richiesta di cooperazione. Persino l'insolenza ha un limite. Non preoccuparti, la famiglia dei Barrows non cederà mai alle minacce dei traditori e dei furfanti. Osano minacciarci con la forza? Prego, si accomodino. Da uomini sistemeremo la faccenda sul campo di battaglia. Gliela farei pagare a quei vili, vero padre? Ma rimane una cosa in sospeso, il più piccolo dei favori che vorrei chiederti, Sua Altezza. Ti spiacerebbe condurre le nostre truppe in battaglia? Scusa? Padre? Non fraintendermi, non è che ti stia chiedendo di combattere al fronte, niente di simile. Ma non vogliamo che la gente veda quanto siano meschini Godwin. E che siamo noi i veri liberatori che respingeranno i ribelli e riporteranno l'ordine e la pace in falena? Certo, la gente saprà la verità quando vedranno l'altezza rapita brandire le armi contro i suoi falsi salvatori. Pensa a quanto ne gioveranno anche i nostri soldati a combattere al fianco di Sua Altezza, nobile e valoroso. Vieni, Sua Altezza, credo che troverai il mio ragionamento irrefutabile. Beh, è vero però. Perché non mi sorprende che il piano di Salmo coinvolga qualcun altro nei combattimenti? Sì, ma è pur sempre un piano, e non penso che avremo un'alternativa migliore a breve. Allora, Sua Altezza, cosa ne dice? Proprio quello che ci si aspetterebbe dal figlio di Sua Maestà Ferid. Sono sicuro che ne sarebbe orgoglioso. Principe, Sua Altezza, sarò il tuo vice comandante. Non preoccuparti, non permetterò una zanzara di sfiorarti. Oh, Lord Wilde, per te magnificamente affidabile. Sua Altezza, sei pronto a combattere? Ecco, io qua in realtà no, non sono ancora pronto. Ok, perché vorrei appunto andare un attimo a salvare. Allora, intanto qui abbiamo sbloccato il magazzino. Non so se possiamo scendere. Esatto, ok. Ok, sì, lui comunque da adesso già è praticamente reclutato, perché lui sarà il nostro magazziniere, quindi lui è già reclutato. Allora, prima di combattere però, esatto, ci sono ancora alcune zone che noi dobbiamo guardare. Allora, l'estimatore, no, fanculo, vai via. Perché volevo controllare se c'erano altri... se c'erano altri forzieri, perché io mi ricordo che forse un altro era qua, ma potrei anche sbagliarmi in realtà. Sì, potrei anche sbagliarmi. Allora, di salvare in realtà potrei anche evitare, tanto non c'è problema per ora. Va bene, sì, andiamo a fare la battaglia, così vi faccio vedere anche la battaglia e poi dopo la battaglia posso staccare e fare tutto ciò che c'è da fare. Sì, siamo pronti. Possa la vittoria essere nostra, Sua Altezza. Principe, andiamo a fargliela vedere. Adoro io le battaglie campali. Ecco qua, vedete, qui abbiamo praticamente le nostre unità con i VS, che sarebbero le vite, e poi gli attacchi speciali, che sarebbero in questo caso carica, vento e carica. E come potete notare abbiamo i fanti, che in questo caso hanno le doppie spade incrociate, gli archi, che sono appunto gli archi, lancia, che però vengono considerati anch'essi come fanti, e poi i fanti random che abbiamo. E poi ci saranno anche i cavalieri, che però in questo momento non possiamo fare altro. Allora, aspetta, io qua non posso mettere nessun altro, ok? Quindi, perché giustamente per ora
non abbiamo personaggi reclutati, quindi... Però quando recluteremo i personaggi potremo fare le unità 3-3. Ecco qua. Prima battaglia. Quindi Godwin 300, noi siamo 500, quindi siamo leggermente in vantaggio. Ehi, ascolta, questi traditori Godwin non hanno rispetto per la giustizia, e a volte la giustizia è solo una parola, ma altre come un metro di acciaio affilato scaraventato in faccia. Ora, andiamo a dargli una lezione. Perfetto. Tutti uniti, carica! Perfetto. Allora, qui abbiamo le nostre informazioni di battaglia. Scopo, distruggi tutti i nemici e perdi 6 gioie in ucciso. Poi, questa è la mappa delle truppe, vedete? Qua ci sono fanti, archi. Quindi siamo praticamente in battaglia quasi uguale. Info unità, che sono le nostre. E poi possiamo guardare le unità nemiche, che sono tutti fanti in questo caso. Poi, vabbè, qui ci sono tutte le varie informazioni, arcieri, fanterie, eccetera, eccetera. Speciale. Vento, carica, vedete, danneggia il nemico riducendo la PS corrente totale del 20%, non si può usare in acqua. Poi danneggia riducendo la PS corrente totale del 30%, ripristina il 50% del PS corrente totale dell'unità. Quindi ci sono, vedete, le magie, le cose, però noi possiamo iniziare. Spiegherò tutto man mano che giocheremo. Altezza, vi consente di spogliare brevemente cosa ci troveremo di affrontare sul campo di battaglia. Le unità di cui lei dispone sono di 3 tipi di base: fanteria, cavalleria e arcieri. La fanteria sconfigge gli arcieri la cavalleria e la cavalleria la fanteria. Ricordiamocene. È importante affrontare le unità nemiche con il tipo di unità che infligge il maggior danno. È essenziale. Ci sono anche altri tipi di unità, ma potrà capire come funzionano usandole nel campo di battaglia. Ok, non c'è da preoccuparsi comunque, come con me al suo fianco non c'è nulla che lei possa affrontare. Ok, perfetto. Vedete, loro stanno avanzando praticamente piano piano. Noi li facciamo avanzare. Noi siamo pronti alla difesa. Ecco, in questo caso uguale. Però se noi utilizziamo gli arcieri, come potete vedere, siamo deboli, quindi dobbiamo fare attenzione. Ok, prima battaglia. Vediamo che succede. Ok, si sono tolti... ok, hanno subito danni uguali. Vedete? E ogni volta che poi subiscono danni, vanno indietro. Che belle le sequenze anche animate dove combattono, fanno, sono spettacolari. Ok, anche in questo caso loro hanno subito più danni. Allora, tu puoi andare direttamente da qua. Loro ormai sono praticamente sconfitti. Ecco qua, vedete, quando ci sono queste scene vuol dire che appunto sono stati sconfitti. Qui noi siamo più forti. Quindi guardate che cosa si vede. Loro che scappano e noi che li inseguiamo mentre li picchiamo. E infatti, come potete notare, loro hanno praticamente perso tutte le unità, mentre invece noi ne abbiamo perse pochissime. Ok, io non c'è bisogno neanche che mi muovo praticamente. Faranno tutto loro. Ok. Anche questi sono stati massacrati. E ora loro li possiamo buttare praticamente di qua. Altro combattimento. Vedete, sempre in pareggio perché giustamente... Ok, ora questi qua che stanno perdendo noi li portiamo indietro. Oh, non temete uomini, sfonderemo i loro ranghi senza nessun problema. Ecco qua, quindi... Ecco qua, qua possiamo fare carica. Che ne abbiamo una sola, però la sfruttiamo ora. Eccola qui. Un attacco violento che riduce praticamente il 20% della loro vita a prescindere. E noi non subiamo danni. Ok. E ora possiamo attaccare normalmente. Ecco qua. Guardate, vedi, c'è praticamente lui che, essendo comunque un capitano, ha un'unità più forte. E quindi abbiamo vinto. Vittoria più addirittura. Perché vittoria più? Perché abbiamo perso degli uomini, però siamo riusciti a contenere le vittime, quindi è un ottimo risultato. Sarebbe stato un peccato, perché se fossi riuscito a curare con Sialitz le truppe, avrei avuto sicuramente più, diciamo,
più soldi, perché avrei perso meno vittime. About to be undermined by the evil ambitions of the ever so despicable Godwins, but with the divine guidance, si sente un po' pianino. His Royal Highness the Prince has come to stand before us, and in the name of our Prince, let us join together and fight for the liberty of Valena. We must deal a crushing blow to Godwin. Guardate come si è preso tutta la scena buttando il principe fuori. We must rescue the captured Princess Limslia. We shall restore our beloved homeland to all its former glory. Let our mercy as deep as the Fatus and our authority as powerful as the sun be revealed to the entire world. Ecco qua, e qui è ufficialmente cominciata la guerra contro i Godwin. Nel frattempo, dall'altro lato, cosa sta succedendo? Lì c'è un bel forzieruccio che devo andarmi a prendere. Maledizioni che non me l'hanno fatto prendere. O forse si poteva prendere, ma non l'ho preso, però. Principessa, con permesso. Chi ti ha detto che potevi entrare? Non voglio vederti, sparisci. Ah, mi sembra che sei di nuovo piena di energie. Mi fa piacere. Smettila, la tua vista mi disgusta. Avevo quasi la tua età quando ho perso mia madre. Mi sono chiuso in una stanza e ho pianto per giorni e giorni. Rispetto a me sei molto coraggiosa. Come fai a parlarmi in questo modo? Sei stato tu a portarmi via la mia famiglia. Ah, a proposito della tua famiglia. Sua Altezza il principe è scappato a Rainwall. Pare che si sia unito a Lord Barrows per creare un esercito. Joe? Principessa! Ora che Joe ha deciso di combattere, è la fine per voi. Guiderà il suo esercito nel Palazzo del Sole e vi farà a pezzi. Ti conviene arrenderti adesso finché puoi. Principessa, non le si addice mostrare tanto gaudio. In fondo stiamo parlando di un esercito ribelle che opporsi alla famiglia reale di Falena. Falenan? Esercito ribelle? Ma che dici? Siete voi l'esercito ribelle? Ah, una spiacevole incomprensione. Io sono un vostro fedele servitore, principessa, oltre che vostro fidanzato. E presto vi servirò anche come nuovo comandante dei Cavalieri della Regina. Cosa? Non ho pietà di chi osa armarsi contro di voi, principessa, neanche se è vostro fratello. E nel nome della prossima regina Limsley, giuro di eliminare tutti gli oppositori con ogni mezzo necessario. Aspetta, no! Ecco, lui giustamente se l'è portata dalla sua parte, no? Nel senso di dire io farò tutto questo in onore della principessa, della regina, eccetera, eccetera. Quindi, se voi volete mettervi contro, anche che sia tuo fratello, io piglio e lo ammazzo, me ne frega niente. Perché a quanto pare i ribelli siamo noi. Ovviamente. Principe, sono arrivati gli rinforzi della città di Sabol. Il loro comandante sta venendo a incontrarvi. Scendiamo a riceverlo. Ok. Però noi questa parte la vedremo e la affronteremo la prossima volta. Quindi, per il momento è tutto. Spero che vi stiate divertendo così come mi sto divertendo io a rigiocare Shikoden 5. E ci becchiamo alla prossima. Adios.